Oh là là, balza sul campo, in tribuna stampa. Ho girato, c'è ancora, guarda, c'è ancora. Chi è? Qua, il mio. Vedi? Ma tu la devi smettere di fare pubblicità. Ma no, ma non è che... c'è una pubblicità occulta al telefono. Sì, ma quella, perché ha bisogno... Secondo... Ma lì! Ah, dentro, è già perché entra nell'inquadratura. No, perché Fumino. Mica avrà bisogno della... Ma dai, cioè, hai preso il mancino? Sì, certo, il mancino è anche il destro. Pogba ha preso il mancino, che mancino, ragazzi. È il mancino, sì, grande fortunato mancino. Fortunato, ragazzi, fortunato. Tu ti eri preparato tutto sto giro per arrivare al mancino di Pogba. No, lo so, sei un genio. 110 lo so, milioni lo so. Da stasera. Sei un genio. 110? Ah, 10 in più, quindi. No, devo dire un gol straordinario, come diceva Sacchi. No, nel senso che, vabbè, un numero pazzesco. Stavolta gli è riuscito di andare anche alla conclusione dopo aver fatto un numero così, perché altre volte aveva fatto numeri più o meno del genere, ma erano stati poco produttivi. Sterico. Quindi ha unito estetica a sostanza. Mazza come sto parlando, eh? Sembra il premio Pulitzer. Sì. E poi anche sul secondo gol. E poi suo. Sul secondo gol è praticamente su un altro gesto atletico pazzesco. Però poi ha fatto altre cose durante la partita di questo genere. Esatto. Però adesso dico io però. Questa era una partita che la Juve poteva sbloccare o col rigore, o con la punizione, o con la giocata del fenomeno. Meglio con perché questa era, no, ripeto, perché questa era una partita molto difficile, l'aveva detto Allegri. Perché io sempre tosto, non c'è da fare. Sempre. Tra l'altro, la prima volta che in questo stadio non segna. E cioè, sì, 3 anni a fila che segnava. E come si sono permessi? E si sono permessi di non segnare questa volta perché Schelotto ha colpito il palo all'ultimo secondo. Il famoso palo per un palo Schelotto per un palo Schelotto non fece gol, esatto. Campionato noioso come al solito che la Juve sta conducendo. No, vabbè, dai, adesso campionato noioso no, anche perché mentre vi stiamo parlando non sappiamo cosa sta facendo, cosa avrà fatto la Roma, quindi lo saprete ovviamente solamente dopo. Però direi che questa è una vittoria, sono quelle partite, no, che se vinci hanno un grosso significato. Sì. Perché nonostante una prestazione non ottimale, diciamocelo pure tranquillamente, si è fatto 28 da statistica ufficiale della partita. La Juve ha tirato 28 volte la sua porta. No, molto più che in altre circostanze, però molto imprecisa, molti anche tiri che magari potevano avere delle soluzioni diverse. Infatti, cioè, sai, il tiro può anche a volte essere frutto di casualità, di circostanze fortunate, particolari combinazioni. Diciamo che dal punto di vista della prestazione, ma lo ha detto anche Allegri, la squadra specialmente nel primo tempo era piuttosto imballata sulle gambe perché hanno fatto molto lavoro settimanale. Ma Vidal è uscito incazzato. Ma è uscito incazzato perché con se stesso. Anche o con l'allenatore. Sì, con se stesso. Ma anche con l'allenatore. dai, balza. Vabbè, allora, non nascondiamoci dietro un capello che anche se io volessi proprio non potrei nascondermi dietro neanche un capello. Però è altrettanto vero che, lo ha ammesso anche Allegri, era arrabbiato, però lui l'ha tolto. Perché? Perché... rischiava un cartellino ha detto così rischiava un cartellino e quindi certo che ha fatto una gran partita però c'era il cartellino l'ha tolto per questo motivo certo. Perché poi c'era già il discorso di Marchisio che non giocherà la prossima partita perché era diffidato, è stato ammonito per proteste. Tra l'altro i replay hanno dimostrato che aveva ragione lui. Non stiamo qua, andiamo via. Forse meglio andare via anche perché tu devi fare un servizio interessante. Una cosa interessantissima, mi aspettano fuori. Aspettano fuori. Lo sapevo, questo era un assist a porta a porta. Mi aspettano fuori dei tifosi del North County che formano il gruppo dei Magpies assieme a dei tifosi italiani che hanno la prerogativa di unire queste due tifoserie, North County e Juve, perché voi sapete che c'è la storia delle magliette, lo stadio, l'inaugurazione, l'amichevole con il North County perché le magliette erano del North County, arrivavano erroneamente alla Juve, insomma si è creato questo filo diretto e loro ci stanno aspettando, questi inglesi per bere la birra, caro Giuliani. Urca, andiamo allora. E quindi chi è che guida dopo? Fiumi di birra? Guida? Tu. Chi è che guida? Certo. Io bevo, tu guida. Io che con due dita di birra? Buonanotte. Non la bevi, la bevo io. Non la bevo, va bene, ok. Va bene, grazie di averci... C'è chi guida, chi beve la birra.
Esatto. Ognuno ha il suo ruolo nella vita. Benissimo. Allora, grazie di averci seguito. Tutti a Parma, lei? Tutti a Parma. Io vado a Parma. C'è mica Coppa Italia? Sì, io vado a Parma. Parma ha perso in casa, tra l'altro, col Cesena. Parma ha perso in casa col Cesena, che non vinceva dalla prima giornata del girone di andata contro il Parma. Non quindi... in una bellissima situazione il Parma. No, direi che il Parma è in una situazione molto, molto... Mi sa che a sto giro ce lo giochiamo nella Serie A, molto, 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 molto difficile. Sì, insomma, credo che sia 10 punti adesso dalla quart'ultima, se non sbaglio. Ciao, Meg. Ciao, ciao ragazzi. Andiamo a bere con gli inglesi. Ciao.